Dicembre alle porte e l'inverno è arrivato. Negli ultimi 2 anni, ad un mese dalla fine dell'anno, eravamo nel pieno delle varie ondate di coronavirus, tra reparti pieni, Green Pass e restrizioni sociali. Quest'anno sembra che l'unica preoccupazione sia quella economica, leggi bollette e carovita, accanto a quella umanitaria, ovvero la tragedia della guerra in Ucraina. Ma il Covid non è affatto sparito, ci dicono gli esperti. Quindi, che Natale dobbiamo aspettarci? La corsa al vaccino si è arrestata da tempo e i parametri nelle ultime settimane sono tornati a crescere. La situazione negli ospedali resta comunque ampiamente sotto controllo, tanto che il nuovo governo è pronto ad allentare ancora le misure. Di certo, 2 anni di pandemia hanno lasciato il segno sulla sanità. In Toscana la regione si appresta a ridisegnare l'assistenza socio-sanitaria territoriale che andrà a regime nei prossimi 3 anni, grazie anche ai fondi del PNRR. Si parla di case e ospedali, di comunità e di centri operativi territoriali. Siamo solo all'inizio di una nuova riforma, sperando che la lezione data dal Covid sulle cure domiciliari e sulla centralità della medicina del territorio sia servita a qualcosa. Buonasera, buonasera, bentrovati di nuovo in diretta come ogni mercoledì insieme per una nuova puntata di Per Contro. Il nostro approfondimento è già dalla copertina di Massimo Mazzolini, avete capito, questa sera andremo a guardare da vicino qual è la situazione sanitaria sul territorio, partendo certamente da segnali contrastanti che arrivano, questo almeno il punto di vista possibilmente di molti di voi che ci seguite, sul fronte Covid, ma parleremo anche di influenza stagionale e delle nuove sfide della sanità a livello territoriale e in Toscana. Lo faremo naturalmente con i nostri ospiti in studio e in collegamento. Dunque parto presentando gli ospiti che sono qua con me in studio e qua alla mia sinistra vi presento il dottor Alessandro Squillace, coordinatore dei medici di base della Versilia e membro del direttivo dell'Ordine dei Medici Provinciali. Buonasera. Buonasera. Grazie di essere qui con noi e vado a presentare il dottor Alessandro Campani, direttore della zona distretto della Versilia. Ben trovato. Buonasera a tutti. Abbiamo in collegamento da Perugia il professor Francesco Menichetti, più volte è stato ospite con noi, infettivologo, presidente del GISA, il gruppo italiano per la stewardship antimicrobica. Buonasera professore. Non la sentiamo, forse ha disattivato l'audio. Buonasera a lei, agli ospiti in studio e ai telespettatori. La ringrazio già della disponibilità, è stato con noi diverse volte in questi anni, ci ha guidato in tante occasioni per capire che fase stavamo attraversando. Ricordo professore ordinario di malattie infettive all'Università di Pisa e già per molti anni primario e direttore delle malattie infettive di Cisanello a Pisa. Da dove partire? Partiamo dai numeri insieme ai nostri ospiti per capire a che punto siamo. Nella copertina abbiamo cercato di far emergere quei segnali che possono sembrare anche un po' contrastanti, no? Perché c'è un allentamento della situazione, l'attenzione che sembra completamente insomma svanita sulla pandemia, o quasi almeno nell'opinione pubblica generale, e poi però dei numeri che li vediamo insieme. Partiamo dalla tabella numero 1 e ringrazio ovviamente la regia di Daniele Catola. Andamento giornaliero dei casi Covid, sono numeri della ASL Toscana Nord-Ovest. Dati altalenanti, comunque si va da un picco di 1700 casi positivi, siamo più o meno alla fine di ottobre, a una situazione che conta circa 800 casi nell'ultima settimana. Andamento giornaliero dei casi Covid area ovest. Andando invece sulle ospedalizzazioni, in grafica 2, numeri della ASL Toscana Nord-Ovest nel bollettino, ecco qua vediamo a tutto schermo sicuramente meglio, questo grafico ci fa capire intuitivamente, no, come è andato quest'anno e gli anni precedenti, la punta, il picco che riguarda le ospedalizzazioni dell'area Nord-Ovest a 500, eravamo più o meno alla fine di gennaio 2022, ora siamo in fondo e come vedete vediamo 7 terapie intensive occupate, 189 posti letto non intensivi di area
medica. Andiamo un po' per ordine, partiamo dai casi, da quanto corre questo virus. Parto dal dottor Campani, se ci può fare un po' il quadro della situazione. Ovviamente lei conosce bene la situazione della Versilia, ma poi sappiamo, abbiamo parlato a conoscere un po' come vanno le dinamiche su tutto il territorio. È una situazione tranquilla questa? Allora, nell'ultima settimana abbiamo registrato nella ASL Toscana Nord-Ovest circa 6.000 casi, cioè dal 22, diciamo, al 28 di novembre. Di questi 835 nella Versilia. Sono numeri che in altri momenti forse ci avrebbero anche allarmato. Però, perché sono in crescita comunque. Più che altro perché sono comunque numeri consistenti, anche giornalieri, in certi momenti sono stati numeri importanti. Quello che riscontriamo rispetto, paragonando questo tipo di presenze positivi sul nostro territorio rispetto al passato, è che oggi noi abbiamo un posto letto occupato in terapia intensiva all'ospedale Versilia e in questo momento ne abbiamo messi a disposizione due, quindi il 50%, ma per dire che comunque ad un certo punto della pandemia ne avevamo anche 17, ne abbiamo avuti anche 23, per dirvi in varie fasi. E poi i ricoveri in ordinario, che sono 28, quando, come sapete, forse se ne è parlato anche qui in trasmissione, siamo arrivati anche a 150 ricoveri per Covid. Quindi se si dovessero leggere questi dati alla luce della presenza ospedaliera e della situazione clinica delle persone, potremmo dire che siamo moderatamente tranquilli, se non tranquilli. Dottor Squillace, fra la gente invece chi telefona ai medici di base fa ancora paura, c'è ancora consapevolezza di questo Covid o la mente è altrove? Ma direi che sicuramente la mente è altrove, nel senso che sì, abbiamo numerose chiamate per quei casi che sono veramente ancora in aumento, però diciamo si tratta di casi soprattutto molto leggeri, persone addirittura sintomatiche, casi che si trattano tranquillamente a domicilio con un po' di antinfiammatori, per cui la preoccupazione principale delle chiamate è il certificato di malattia per poter rimanere a casa seguiti per conto dell'INPS. Questa è, diciamo, un pochino la situazione attuale. Poi a questo si affianca un numero molto elevato di chiamate per sindrome parainfluenzali, ma poi di questo magari ne certo, parliamo successivamente. Certo, ci parleremo anche, esatto, nel distinguere chiaramente le casistiche, anche insomma come vi preparate, anzi come già si affronta la situazione. Allora, si può aggiungere semmai che molti casi non vengono segnalati perché magari i pazienti si fanno il tampone da soli a domicilio e quindi ufficialmente non risultano. C'è un sommerso, insomma, c'è un sommerso che viene comunicato a noi medici sul territorio per sapere come comportarsi dal punto di vista terapeutico, però non vengono ufficialmente fuori perché chiaramente non essendo un tampone ufficiale non risultano. Tendenzialmente asintomatici o non? Tendenzialmente asintomatici o pauci sintomatici. Questa un po' è la situazione, vengo dal professor Menichetti per chiederle invece appunto gli studiosi, insomma chi vede da vicino, chi è esperto in materia e che ha osservato attentamente, insomma ha studiato tutte le varianti che sono arrivate. Che fase stiamo attraversando? Cioè, dobbiamo aspettarci varianti insidiose in arrivo? Perché ricordiamoci che l'anno scorso di questi tempi sembrava tutto abbastanza sotto controllo, a fine novembre poi è arrivata Omicron e ha insomma, messo tutto sotto sopra 10 giorni prima di Natale. Per questo insomma è necessario chiedere. Tanto direi diamo uno sguardo più complessivo. Diciamo andiamo oltre la Versilia, in Italia. 230.000 casi in più, un aumento del 10%, il serbatoio degli infetti in Italia con la tara a cui faceva riferimento il dottor Squillace, con soggetti che evidentemente non denunciano il tampone che eseguono, magari il tampone rapido non lo eseguono, è quasi di 500.000 soggetti, 480.000 di questi soggetti sono in isolamento domiciliare, che vuol dire che il serbatoio di infezione è ancora molto consistente e l'infezione corre, diffonde vivacemente, efficacemente sfruttando il periodo autunnale, finalmente freddo, si aspetta
poi l'inverno, quindi locali chiusi, maggiore promiscuità, però c'è il combinato disposto che fa la differenza. Da una parte una popolazione largamente vaccinata, l'85% degli italiani si sono vaccinati, grande risultato, come ciclo primario, la quarta dose è un'altra storia, poi lo diremo, però il ciclo primario 85%, e poi la variante che, pur essendo altamente contagiosa, la più contagiosa fino ad ora, e la meno immunosensibile, quella più capace di evadere dall'immunità vaccinale naturale, è di scarsa virulenza, quindi è responsabile di infezioni respiratorie, delle altre, diciamo così, di sintomi sistemici che sempre più raramente, per fortuna, richiedono l'ospedalizzazione in degenza urinaria e terapia intensiva, pur continuando a registrarsi, e concludo, un numero di decessi che è sempre molto consistente. Nell'ultima settimana abbiamo avuto 580 decessi che sono stati correlati al Covid, cioè più 9%, e abbiamo superato i 180.000. Una situazione quindi, diciamo, relativamente positiva, che richiede ancora grande attenzione. Per sintetizzare, visto che avete citato, anche l'ha fatto il dottor Campani, i dati ospedalieri, che poi abbiamo imparato a capire che sono quelli che guidano, no, anche le politiche restrittive o meno, l'hanno fatto in passato. Sulla grafica 3 la riporto sui dati più territoriali nella zona nord-ovest, rapidamente vediamo i numeri sul, ad esempio, l'ospedale Pisano, che ne conta 38, i dati aggiornati al 28 di novembre, 3 terapie intensive. Sul Versilio, già Campani ci diceva, una terapia intensiva occupata, 28 d'area medica. Leggete i dati insieme, numeri insomma piuttosto contenuti rispetto al passato, ma le chiedo, professore, tenderanno ad aumentare? Lei che cosa si aspetta? Oppure insomma la tendenza è questa e affronteremo l'inverno su queste la tendenza nazionale di un modesto incremento, soprattutto della degenza ordinaria, nell'ultima settimana più 9%, ma sono numeri che non preoccupano. Nel complesso abbiamo 7.600 ricoverati in tutta Italia, in degenza ordinaria, 250 in terapia intensiva, con un incremento settimanale dell'1%. Quindi, come impegno dei servizi, dovremmo essere tutto sommato privi di motivi di reale preoccupazione, sempre sperando che gli ospedali però siano in grado di applicare quelle bolle Covid di sezione, di specialità, che permettono all'ospedale di continuare a lavorare in modo serio e per tutti. Perché vedete, i morti Covid ci sono quelli diretti e ci sono stati purtroppo anche quelli indiretti, legati al fatto che durante la prima parte della pandemia gli ospedali erano bloccati dal Covid e non riuscivano a dare risposte tempestive e efficaci alle altre patologie. Quei morti lì, se ci sono stati e ci sono stati, andranno conteggiati. Chiaro, mi fermo un istante perché abbiamo una breve pausa pubblicitaria. Questo è il quadro, dunque, oggettivamente, che vi abbiamo mostrato. Tra pochissimo parleremo invece dell'influenza stagionale, di come interagirà con la situazione che riguarda il coronavirus, ma poi ecco come invece tutto il sistema sanitario si dovrà adeguare di qui a breve con le novità che sono in arrivo per quanto riguarda la Toscana in particolare, ma non soltanto. Parleremo di questo e di altro fra poco. Vi aspetto tra pochissimi istanti, torneremo di nuovo insieme.
Eccoci di nuovo insieme in diretta per Contro e riprendiamo dunque sulla situazione sanitaria. Siamo partiti dal Covid, saltando però un passaggio che è quello che riguarda le vaccinazioni. Sappiamo il ruolo fondamentale che ha avuto e tuttora hanno le vaccinazioni in questa lunga battaglia. L'ho accennato il professor Menichetti in collegamento, ma vorrei venire a parlarne anche con gli ospiti in studio. Ripartendo da un grafico, quello che riguarda proprio le vaccinazioni, la grafica numero 4, e lo chiedo alla regia di mostrarcela, sono ancora dati riferiti dalla ASL Toscana. Nord-Ovest, che ci dicono a che punto siamo, no? Dopo quella che possiamo definire insomma una corsa alla vaccinazione della prima fase, ora vediamo numeri diversi, ma li capiamo insieme anche ai nostri ospiti. Ecco, in zona per zona distretto, prendiamo ancora ad esempio la Versilia, ma vedete anche le Apuane, Lucca e Pisa ad esempio, se ciclo primario, insomma, prima e seconda dose, per intenderci, per chi ha fatto non Johnson e Johnson, per capirci, si attesta intorno al 90%, 85%, 89%, 87% è la cifra esattamente media per la zona ASL. Ben altri numeri per il primo booster, cioè la terza dose, volgarmente detta, e la quarta dose molto molto indietro, perché siamo intorno al 10%. Versilia 10%, chi fa un po' meglio è Pisa 14%, insomma, i numeri sono qua davanti. Però io ho detto poco, però lo chiedo ora a Campani e poi anche al dottor Squillace. È poco oppure va contestualizzato questo numero? Da Prego, pochi, Campani, sì. sì, dicevo, da pochi giorni intanto la Toscana Nord-Ovest ha superato i 3 milioni di vaccini, il numero di vaccini somministrati. La Versilia si trova a oltre 370.000 vaccini somministrati e oggettivamente i numeri sono appunto 125.000 per la prima e la seconda dose, siamo scesi a 100.000 per la terza e siamo sempre, stiamo scendendo sulla quarta a 40.000 e ora siamo poche sulla quinta, perché poi saremo anche lì come numero di dosi fatte. Le considerazioni sono sicuramente il fatto che, l'ha accennato anche il professore, la sintomatologia del Covid in questo momento, come l'ha detto anche il dottor Squillace, non è così importante, probabilmente non invoglia e non stimola. Naturalmente io mi sentirei di dire, poi forse è il caso di chiederlo ai medici che sono presenti Certo. oggi in studio, che credo che comunque vada fatta, perché come abbiamo detto finora è una protezione e in ogni caso quindi comunque aiuta il sistema a reagire meglio una volta che si contrae il Covid. Quindi sicuramente, come dire, noi continuiamo a insistere e a incentivare le persone a venirla a fare, dopodiché effettivamente i numeri un Però è po' si anche, sono. mi corregga se sbaglio, una platea ridotta, perché insomma adesso il messaggio è andato soprattutto ai fragili e agli over Sì, e 65, poi anche da quelli che hanno no? contratto il Covid, anche di recente, che sono comunque devono attendere 120 giorni per poter effettuare la dose, questo ha effettivamente anche scalato, come dire, la terza dose e poi la quarta, perché chi era arrivato a dover fare la terza dose, poi magari ha contratto il Covid e ha atteso, ora va a fare la terza e poi così gli altri, perché comunque una fascia consistente della popolazione, come abbiamo visto nei numeri, effettivamente poi la malattia l'ha presa. Dottor Squillace, vi chiedono ancora di vaccinarsi i pazienti? Telefonano ancora o chiedono più per il vaccino Dunque, antinfluenzale? confermo che c'è una riduzione netta della richiesta della quarta dose, dovuta ai motivi che già spiegava il dottor Campani. Cioè, c'è una bassa percezione della gravità della malattia, sembra che ci sia una riduzione, no, di questa aggressività da parte del Covid, per cui la gente chiede poco questo tipo di vaccinazione. C'è anche il fatto che già molti hanno avuto la malattia da poco tempo, per cui appunto devono posporre la vaccinazione. Il consiglio comunque è sempre quello di vaccinarsi, soprattutto ora che ci stiamo avvicinando alle festività natalizie, dove avremo fortunatamente un'aggregazione familiare, quindi ci ritroviamo tutti insieme, eccetera. È bene che soprattutto i soggetti più fragili e più anziani si vaccinino contro questo tipo di malattia che, come diceva prima il professore, non è ancora scomparsa e purtroppo miete ancora le sue vittime. E intanto diciamo le regole cambiano, si apprestano a cambiare, è successo ormai molte volte, è una fase diversa, nel frattempo è cambiato anche il governo ovviamente in questi ultimi mesi. E prima di tornare dal professor Menichetti, Francesco Menichetti in collegamento, vorrei proporvi brevemente le dichiarazioni che il ministro, il neo ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha rilasciato a Corriere.it in questi giorni, anzi proprio oggi, sono dichiarazioni proprio di oggi, in cui si annunciano appunto
vorrei capire insieme se è un allentamento o un adeguamento. Lui lo definisce un adeguamento, ecco, isolamento più breve da 7 a 5 giorni per i positivi asintomatici anche in assenza di tampone negativo. Siamo pronti, dice il ministro, a passare al nuovo modello. È chiaro che c'è la raccomandazione: chi esce dall'isolamento senza la prova diagnostica, senza il tampone negativo, dovrà avere senso di responsabilità, indossare la mascherina in caso di contatti con persone fragili. Puntiamo alla persuasione, non agli obblighi. E poi leggo ancora brevemente: in Italia c'è un eccesso di tamponi, Regno Unito e Spagna, due governi con opposti colori politici, sono già passati a questa fase, che è una scelta non ideologica ma pragmatica. E poi due passaggi che vorrei commentare anche col professore: non è un allentamento, ha detto, ci adeguiamo al virus ormai endemico con il quale bisogna imparare a convivere. E poi ha confermato la linea sui vaccini, smettendo il sottosegretario Gemmato: i vaccini sono fondamentali, non va messa in dubbio la loro efficacia, e domani, il 1° di dicembre, parte la nuova campagna del Ministero sulla quarta dose, raccomandata ai fragili assieme a quello anti-influenzale, che quest'anno ha già cominciato a mostrarsi molto aggressivo, riferimento al virus dell'influenza stagionale, per intenderci. Rapidamente vengo dal professor Menichetti, che è ancora in collegamento con noi. Lei, ecco, semplicemente, è d'accordo con queste misure? È un allentamento? È un adeguamento? È giusto andare in questa direzione? Quindi, appunto, da 7 a 5 giorni positivi asintomatici, liberi anche senza tampone negativo? Beh, vede, quando abbiamo 480 mezzo milione di italiani in isolamento domiciliare, costretti da regole, dalle regole attuali che non sono state riviste, a starsene a casa, anche se non hanno sintomi e rappresentano rischio per gli altri, pare tutto sommato ragionevole cercare di rivedere, allentando queste regole, visto che abbiamo poi fatto correre liberamente il virus. Insomma, non sarebbe contraddittorio non farlo. I 5 giorni di un soggetto che è stato infetto, che più di sintomi, mi pare più che ragionevole. Insomma, tutto sommato, io mi sento, se la situazione rimane quella che è, di condividere questo orientamento, fermo restando che sui vaccini ci vuole di continuare a dare il messaggio creato Gemmato. Ma c'è un solo messaggio: il rischio per i non vaccinati rispetto ai vaccinati è 3 volte maggiore di essere ricoverati, e 5 volte maggiore di andare all'altro mondo. Ciò detto, poi dopo mi pare razionale andare a concentrare lo sforzo della campagna vaccinale di autunno-inverno, diciamo così, soprattutto ai fragili e agli anziani, e se possibile combinarla con la vaccinazione antinfluenzale. Se no si sprecano risorse e si sbaglia l'obiettivo, perché l'obiettivo è quello di tutelare i fragili e gli anziani dal Covid grave, dal rischio di ricovero, dal rischio di terapia intensiva e dalla morte. Quindi la nuova campagna vaccinale sia senz'altro diretta nei confronti di fragili e anziani, lasciando liberi gli altri di fare il vaccino se vogliono. Vedete, tante perplessità nascono dal fatto che molte di queste infezioni di cui siamo oggi vittime, tutti, nessuno escluso, capitano in chi ha 3 o anche 4 dosi, no? A sottolineare il fatto che il vaccino è protettivo nei confronti del Covid grave, ma non protegge dall'infezione. Chiaro? E allora diciamole fino in fondo queste verità: se uno non vuole contrarre il Covid deve continuare a praticare il distanziamento personale,
la mascherina, ma è veramente difficile, perché nel momento in cui frequenti un ambiente di lavoro, un ambiente sociale, il rischio di contrarlo è alto. Campani, dunque, ci si prepara ad una nuova campagna vaccinale da domani, insomma, ripartirà almeno sul piano comunicativo. Dal punto di vista operativo, ormai, insomma, la macchina è pienamente rodata, insomma, non ci sono più quelle, no, magari difficoltà che potevano esserci all'inizio, quando eravamo partiti, insomma, con grande foga, giusto? Sì, per il mese di dicembre non vi aspettate, ecco, afflussi particolari da gestire. Abbiamo già la programmazione aperta con le agende, l'hub è aperto in questo momento 3 giorni a settimana. Valuteremo se portarla a 2, ma solo per rispettare un po' qualche festività, visto che abbiamo professionisti che in questi 2 anni si sono decisamente spesi, e anche perché le prenotazioni in questo momento sono in una fase calante. Naturalmente, se ci fosse un rilancio da parte del Ministero e della Regione, anche della campagna vaccinale, comunque la macchina organizzativa è modulare e pronta a riportare il numero delle vaccinazioni fino anche ai 1500 che abbiamo fatto il giorno nei tempi più, come dire, pressanti della campagna. Allora, faccio ancora una breve pausa e poi veniamo anche alla questione dell'influenza stagionale, certamente ne parliamo tra poco con il dottor Squillace, ripartendo anche dalle prime impressioni, i primi dati, anzi più che impressioni, che sono arrivati dal virus che sta circolando, e poi invece parleremo delle novità che dovranno arrivare sui territori di qui a qualche anno, da quanto sappiamo, nella riorganizzazione dei servizi territoriali che sono stati centrali nella gestione di questi anni di pandemia. Mi fermo per pochi istanti, ritorniamo tra poco. Di nuovo insieme, ben ritrovati a Per Contro. Ripartiamo dunque parlando di influenza stagionale. Abbiamo affrontato il tema Covid e ora arriviamo invece a capire come si sta affrontando nella stagione autunno-invernale il ritorno dell'influenza. Riparto da un allarme, diciamo così, che è stato lanciato dalla Regione Lombardia. Lo vediamo insieme anche nelle varie uscite stampa che sono apparse in queste ore, dal Sole 24 Ore a Open Online e non solo. L'allarme è arrivato da Guido Bertolaso, oggi è assessore al welfare e alla sanità della Regione Lombardia. Insomma, poi sappiamo il ruolo che ha avuto nella campagna vaccinale lombarda, la protezione civile, insomma, non ha bisogno di presentazioni, e su questo si sta dibattendo un po' a livello nazionale, perché afferma che la paura, diciamo così, adesso è più sull'influenza, si dice più preoccupato per la portata e gli effetti dell'ondata influenzale, che è stata tutto sommato contenuta in questi anni grazie a mascherine, distanziamento, a tutto quello che abbiamo fatto per il Covid, e adesso sta tornando. E in particolare si emerge anche da questo articolo del Sole 24 Ore, il timore è più legato, dietro le parole di Bertolaso, a una cosiddetta tempesta perfetta, cioè un Covid che può rialzare la testa, e l'avete sentito anche dagli interventi di poco fa, nei mesi invernali, a un picco influenzale, e un'influenza che torna a farsi sentire come prima delle restrizioni del Covid, e questo sarebbe quello che ci preoccupa. Anche il ministro, nell'intervista che vi ho letto poco fa, ha detto che questa influenza, quella stagionale, è già molto aggressiva. Io vengo a chiedere dunque al dottor Squillace, coordinatore dei medici di base della Versilia, intanto, ecco, a che punto siamo? Cioè, i casi si sono già diffusi parecchio sul territorio che lei conosce e dove insiste, insomma, il suo ordine, e che preoccupazione c'è? Ma senti, negli ultimi 7-10 giorni in effetti abbiamo un numero di chiamate molto elevato per patologie simili influenzali, quindi c'è una diffusione di virus di tipo respiratorio che difficilmente possono essere differenziati, per cui è difficile capire quando è Covid e quando invece sono questi sintomi dovuti a una simile influenza. Naturalmente noi prescriviamo sempre un tampone per poter riuscire, no, a capire quale delle due è la patologia in causa, però in effetti c'è un aumento di questo picco di sindrome parainfluenzali che è riportato anche dai siti particolari che studiano la cosa, tipo l'Influnet, che sembra che, stando a questi dati, venga un pochino anticipato il periodo del picco influenzale. Normalmente il periodo del picco influenzale è intorno alle festività natalizie o ai primi di gennaio, sembra che venga un attimino anticipato. Di sicuro i virus che però stanno circolando, quasi tutti sono di tipo parainfluenzale. Ci sono i primi casi però nei bambini, soprattutto nei bambini che sono i soggetti che vengono prima in contatto con questo tipo di virus, per cui è importante in questo momento proporre alla nostra popolazione,
anche qui parliamo soprattutto di adulti, di anziani, soprattutto oltre a 65 anni o soggetti fragili, la vaccinazione antinfluenzale. E quella come sta andando? La vaccinazione antinfluenzale sta andando abbastanza bene, siamo riusciti a vaccinare circa il 45-50% della popolazione ultra 65enne, l'ottimale sarebbe raggiungere il 75%, ma questo è molto difficile raggiungerlo, perché anche qui ci sono un po' di reticenze da parte dei soggetti anziani, però ricordo che la vaccinazione antinfluenzale ormai è una vaccinazione studiata da numerosissimi anni, abbiamo vari tipi di vaccini, abbiamo un vaccino adiuvato per i soggetti più anziani, abbiamo un tetravalente per i soggetti che hanno meno di 65 anni, possiamo e soprattutto dobbiamo vaccinare soggetti più fragili, tipo soggetti che soffrono di malattie polmonari, cardiache, di diabete, per cui l'invito è veramente, abbiamo ancora una quindicina di giorni, 20 giorni buoni per effettuare questo tipo di vaccinazione, rivolgetevi ai vostri medici di famiglia e vaccinatevi per l'influenza. In quanti lo fanno per l'influenza, lo fanno anche per il Covid e come bisogna comportarci? Abbiamo anche una comunicazione di servizio, i due vaccini si possono somministrare contemporaneamente nella stessa giornata, è un pochino difficile riuscire da un punto di vista organizzativo a fare le due vaccinazioni nello stesso giorno, perché come sapete il vaccino antinfluenzale è monodose, mentre il vaccino anti-Covid è in flaconcini di 6 dosi, per cui dobbiamo avere la certezza che 6 di quelli che si presentano. È possibile comunque farli contemporaneamente o comunque a distanza di pochissimi giorni. Per cui l'invito è vaccinatevi subito ora per l'influenza, perché abbiamo sempre una quindicina di giorni buoni, dal momento che poi ci vogliono un paio di settimane per sviluppare l'immunità. Allora, influenza stagionale e Covid, rapidamente poi cambiamo argomento, ma torno al professor Menichetti per aiutarci a capire, perché magari chi ci ascolta può dire, vabbè, è arrivata l'influenza, è arrivato l'inverno, niente di strano, insomma, banalmente si potrebbe anche ragionare così, ma quell'allarme che ha lanciato Bertolaso e anche altri colleghi è condivisibile, cioè c'è il rischio di questa tempesta perfetta, diciamo così, di influenza che torna forte e Covid che, come ci ha detto, comunque è sempre lì. Non la sentiamo, è sparito l'audio. Come ora ricordava correttamente il dottore Squillaci, c'è un anticipo di circolazione del virus influenzale, poi verso febbraio, no? La vera epidemia influenzale è a febbraio e questo è il periodo buono per vaccinarsi. La vaccinazione è ampiamente consigliata. Perché la sindrome influenzale, la influenza, voglio dire, può essere responsabile di forme gravi che richiedono ospedalizzazioni, che danno complicanze e fino alla morte, insomma. E il target della vaccinazione influenzale è lo stesso di quella del Covid, della quarta o quinta dose del Covid, fragili e anziani, nella fattispecie ultra 65 anni e affetti da patologie croniche, cardiache, polmonari, renali, eccetera. Sbaglia il ministro quando dice che in Italia si fanno troppi tamponi, perché il caso di un paziente che ha la sindrome influenzale e il poter disporre di un tampone combinato che distingue il Covid dall'influenza è molto utile, perché non dimentichiamoci che sia per l'influenza sia per il Covid abbiamo delle terapie purtroppo poco utilizzate, ma gli antivirali Paxlovid, Molnupinavir, Remdesivir in ambiente ospedaliero per il Covid e i classici anti-influenzali antivirali possono essere prescritti laddove il paziente abbia una forma impegnativa o abbia fattori di rischio per un'influenza o un Covid grave. Ecco, non scotomizziamo la terapia, abbiamo la cintura che sono i vaccini e le bretelle
che sono le terapie e la Non medicina dimentichiamocelo, lei territoriale. dice, se non si fa il tampone, come facciamo a capire come va trattato? E la Chiaro. medicina territoriale può dare un grosso contributo nella prescrizione degli antivirali. Poi sentiamo l'AIFA che piange che ci sono come dire, i frigoriferi pieni di antivirali perché non vengono prescritti. Semplifichi le regole, viva Dio, no? Perché per prescrivere un antivirale anti-Covid ci vuole tre notai, 47 prefetti e 58 vigili urbani. Ma non mi faccia dire, no? Semplifichi le regole, metta nelle condizioni il medico di base di prescrivere sulla base del tampone la farmacia territoriale di erogare il farmaco di modo che il paziente si possa curare in tempi ragionevoli. Insomma, anche l'AIFA deve un attimino mettersi la mano sulla coscienza. Ecco, immagino Squillaci sia d'accordo su questo, insomma, una casistica ha Assolutamente colto nel d'accordo. vivo. Assolutamente d'accordo. Questa è la strada. Questa è la strada. Allora, vorrei, mi scusi se vi ho interrotto, se l'ho interrotta, professore, ma perché vorrei venire ad un altro aspetto dei temi che ci stanno a cuore questa sera, perché la pandemia e tutto quello che abbiamo vissuto ha in qualche modo messo a nudo le eccellenze anche, però soprattutto le debolezze, c'è cioè da dire, no? Dei nostri sistemi sanitari, e ha messo al centro l'importanza delle cure primarie sui territori, di quelle strutture che non sono gli ospedali, ma sono strutture fatte di persone, ma anche di luoghi fisici dove recarsi quando si sta male. C'è una riforma ormai in arrivo, risorse dal PNRR messe a disposizione. Vorrei parlarne e sentire sinteticamente quali sono i punti delle novità che arriveranno. Lo facciamo in questo servizio del collega Luigi Casentini. Sentiamo. La Toscana disegna l'architettura della nuova assistenza socio-sanitaria territoriale che andrà a regime nei prossimi 3 anni. Una riforma, quella appena presentata dalla Regione su spinta del decreto 77 del Ministero della Salute, finanziata in larga parte con i fondi del PNRR. Tre i pilastri: case di comunità, ospedali di comunità e centrali operative territoriali. Queste ultime saranno 37 in tutta la Toscana, più di una dunque per zona distretto, che sono 28, un medico e 5 infermieri in servizio in ognuna, aperte 12 ore al giorno per 6 giorni alla settimana e che funzioneranno in back office come una sorta di cabina di regia, smistando percorsi e bisogni in base alle esigenze del cittadino. Nasceranno con la riforma le case di comunità, da 70 a 77 in tutta la Toscana. Là troveranno casa non solo specialisti di base, ma anche medici di famiglia, pediatri, infermieri di comunità e assistenti sociali. Offriranno assistenza in raccordo con la rete ospedaliera. E nasceranno anche gli ospedali di comunità per le cure intermedie di persone fragili o anziane o con patologie croniche che necessitano di interventi a bassa intensità, se non trattabili a domicilio. Ci sarà almeno un ospedale di comunità in ogni zona distretto o per società della salute, con circa 20 posti letto ogni 50.000 abitanti. Gli effetti di questa riforma, se funzionerà, ha affermato l'assessore alla salute Simone Bezzini, li misureremo anche dagli ospedali. Tra gli obiettivi, oltre a cure diffuse, c'è la riduzione degli accessi impropri ai pronto soccorsi. E questo è quanto prevede la Regione di riformare su input del Ministero, ovviamente in un quadro ben più complesso. Cercheremo di capire cosa potrà cambiare in un territorio come quello della Versilia, ma in generale ovviamente si pone la stessa riflessione per tutto il territorio toscano. Lo facciamo tra pochissimo perché mi devo fermare, ripartiamo proprio da queste linee guida che sono state appena enunciate. A tra pochissimo. Eccoci di nuovo insieme, ultima parte di Percontro. Vi abbiamo salutato poco fa con le linee guida che sono arrivate da questa riforma dell'assistenza sul territorio al paziente. Riparto dal direttore della zona distretto della Versilia, Alessandro Campani. Questa è proprio materia, insomma, che la riguarda poi da vicino, no? Nel cercare, ed è questa la volontà che capiamo in questa riforma, di avvicinare il paziente alle strutture, ma anche viceversa, per cogliere quel tratto intermedio che a volte salta, no? Queste tre unità, diciamo, le centrali operative territoriali, case di comunità che poi ereditano le case della salute, che in realtà in certe zone della Toscana, come in Versilia, sono già ben presenti, gli ospedali di comunità, come dovrebbero riuscirci?
Intanto il servizio ha inquadrato bene quali sono i pilastri di questa riforma e in che direzione si va. Certo, mi fa piacere dirlo, come Toscana noi nel rapporto dell'applicazione poi di questo decreto ministeriale si partiva già da una buona organizzazione, quindi diciamo le fondamenta ci sono per poter lavorare all'applicazione del decreto. Per l'appunto case della salute che già esistono, sì, per dire in Persia ce ne sei, no? Ecco, quello su cui io mi soffermerei, che secondo me è un aspetto molto interessante e che mi sta anche a cuore, su cui insisto spesso, è questo tema qui. Noi abbiamo anche come indagine di soddisfazione un ritorno dove i cittadini ci dicono che nelle situazioni di emergenza noi rispondiamo molto bene e il cittadino è molto soddisfatto. Quando viene un po' meno il problema emergente, ecco, e dove nasce più un'esigenza di coordinamento, di presentazione dei documenti, di capire qual è lo sportello, di spiegazione del bisogno, no? In quel tipo di servizi spesso il cittadino si sente non preso adeguatamente in carico, si generano quei fenomeni che noi chiamiamo del ping pong, delle porte girevoli, anche fra enti, no? Comune, ASL, eccetera, in percorsi appunto sociosanitari. Ecco, con le case di comunità in particolare, l'obiettivo è quello di potenziare i sistemi cosiddetti di front office, le reception, questi punti unici di accesso, dove il cittadino deve venire, manifestare un bisogno e trovare subito con più professionisti, quindi in un contesto multiprofessionale, la risposta per il coordinamento e l'indirizzo ai servizi. Questo secondo me è un valore aggiunto di questa riforma. È chiaro che, come abbiamo discusso con i direttori di zona e regione, richiede che questi front office trovino persone formate e che noi miglioriamo la nostra capacità di informazione anche dei cittadini, proprio per eliminare questa disequità nell'accesso alle prestazioni. E le case di comunità ci aiutano e saranno un po' questo grande salto rispetto alle case della salute. Poi ci sono il tema degli ospedali di comunità, che a noi ci sta particolarmente a cuore in Versilia, perché abbiamo un progetto che è in ballo, che è quello del Tabarracci, quella parte, diciamo, di questa. Il Tabarracci è una sorta di H, no? Una lettera. Sì. Ecco, c'è l'ex ospedale di Viareggio. L'ex ospedale di Viareggio. C'è una parte che in questo momento non è utilizzata sul retro, ma che potrebbe appunto ospitare l'ospedale di comunità. C'è un progetto molto bello e interessante, perché lì si può andare appunto a creare un contesto, un setting, quindi un'area di degenza per le persone che escono dall'ospedale in post acuto, ma che ancora non possono essere rimandate al proprio domicilio. E è un contesto importante per poter dare continuità e dare il tempo anche al territorio di organizzare i servizi poi domiciliari. Ecco. Questo assistenza per quante persone? Il progetto cosa prevede, se si può dire? Allora, noi pensiamo di farci 36 posti letto, questo è il numero, diviso in setting. Fra l'altro l'ultimo piano probabilmente avrà una forma, una configurazione tale che un domani si ripresentassero malattie infettive di un certo tipo, ci consente di fare isolamento, creare ancora meglio delle bolle, come ricordava anche il professore, che sono oggi un po' l'elemento che ti consente di non dover interrompere i servizi, ma di isolare i pazienti senza dando continuità alle nostre attività. Certo, in tutto questo c'è un tema che ha toccato, che è quello del personale, perché insomma servirà personale non solo a livello qualitativo preparato, ma anche quantitativo, da far lavorare in queste strutture. E sappiamo invece che siamo in una fase, insomma, in cui la regione si è vista costretto tante volte a ridurre i budget per le ASL e ridurre anche il personale. Questo è insomma un grande punto interrogativo. Sì, io qui ci farei due puntualizzazioni. È chiaro che anche le COT, di cui ora non si è parlato, ma insomma sono queste centrali che lavoreranno sia in dimissione dall'ospedale per il territorio, per coordinare i percorsi, perché hanno in mano tutto il carnet dei servizi e quindi riescono poi a capire come indirizzare il cittadino rispetto al bisogno, lavoreranno anche da territorio su territorio, quindi avranno un ruolo importante e chiave nella gestione dei servizi. Però c'è il tema appunto delle risorse umane. Noi viviamo anche e soffriamo una finanziaria, che è quella del 2010, che ad oggi dice ancora che dobbiamo avere gli organici del 2004 meno l'1,4%. Ora, al di là dei numeri, voi, tanto per rubo proprio 10 secondi, avere gli organici del 2004 in un contesto come quello della sanità, che dal 2004 ad oggi in alcuni campi ha visto addirittura raddoppiare le prestazioni, capite che al di là di avere le risorse economiche o trovarli fisicamente, perché oggi c'è anche un problema di reperire questi per problemi di formazione, i professionisti, ci sono
anche delle normative che ci mettono un po' in difficoltà. Vengo dal dottor Squillace. Come vede innanzitutto il progetto che riguarda le case di comunità, anche se su un territorio, quello della Versilia, dove già l'esperienza delle case della salute ha tracciato una strada? E poi si parla di personale, voi come medici di base siete stati, siete una cerniera, no? Fra le famiglie per definizione e la sanità locale, eppure anche nel vostro caso insomma, i medici a volte mancano, i medici di famiglia li vediamo andare in pensione e a volte non ci sono da sostituire, come mai? C'è una grossa emergenza per quello che riguarda i medici di famiglia, i medici in generale e in particolare i medici di famiglia. Faccia conto che ogni primavera viene rifatto la richiesta del fabbisogno di medici per la zona. Per la Versilia c'erano 13 zone carenti, quindi 13 posti, mancavano 13 medici in medicina generale per la zona della Versilia, 7 per la Versilia Sud, 6 per la Nord. Di questi 13 medici mancanti ne è arrivato solo uno. Per cui ci siamo trovati costretti a chiedere due incarichi provvisori, perché nel frattempo altri medici sono andati in pensione. Quindi questo è un grosso problema dovuto a una cattiva programmazione degli anni passati a livello di politica nazionale. Ora dobbiamo fare i conti con questo, speriamo che riescano a intervenire soprattutto medici che fanno il primo anno di specializzazione, perché per fare il medico di famiglia ci vuole un corso di formazione di 3 anni, abbiamo già ricorso agli studenti del secondo e terzo anno per dargli già i pazienti, stiamo ricorrendo a quelli del primo anno e anche questi arriveranno con i pazienti, fino a 1000 pazienti, però nonostante l'inserimento di questi medici in formazione purtroppo c'è una grossa carenza. E si conferma. Siamo quasi in chiusura, ma voglio tornare al professor Francesco Menichetti in collegamento da Perugia. Ha sentito insieme ai nostri telespettatori dunque le linee tracciate dalla regione per i servizi sociosanitari, l'esempio in Versilia. Dottor Campani e dottor Squillace ci hanno detto insomma dal loro punto di vista qual è la situazione. Le chiedo, lei che ha diretto reparto, quello di Cisanello, di malattie infettive, crede che l'obiettivo che ha dichiarato la regione e l'assessore Bezzini di alleggerirli, gli ospedali, possa essere raggiunto sostenendo questi pilastri che sono stati annunciati, case di comunità, ospedali di comunità, eccetera? Ma sentiamo. Ci sente? È necessario augurarsi quello che sostiene l'assessore Bezzini venga realizzato, insomma, il potenziamento della rete territoriale, la neo-ospedalizzazione o la post-ospedalizzazione sono fondamentali nel network assistenziale, no? Noi abbiamo uno iatus troppo marcato oggi tra quello che si fa a domicilio, quello che riesce a fare la medicina generale e quello che viene tutto a insistere sull'ospedale, cioè manca un percorso intermedio sia in andata sia in ritorno. Quindi tutto quello che viene fatto per potenziare questi percorsi è benvenuto e devo dire che anche il dibattito, insomma, lo scandalo, lo pseudo scandalo del mezzo miliardo di buco sulla sanità, ma parliamo di sanità, stiamo parlando di un buco fatto da una banda di rapinatori o da persone che hanno costruito col gesso al posto del cemento, mi spiego, stiamo parlando con un capitolo di spesa che è delicatissimo, che è costoso, che deve essere ben amministrato, ma che se è di alta qualità può prevedere alcuni extra costi che non vuole giustificare, insomma, gli amministratori o la mancanza di 500 miliardi, ma pare che ci si scordi dei 3 anni di inferno che abbiamo vissuto, insomma, come cittadini e come strutture sanitarie. Insomma, ci vuole veramente di essere armonici e di fare di tutto perché i tanti soldi che chi paga le tasse destina, permette che siano destinati alla sanità pubblica vengano spesi al meglio. Ecco, questo è l'auspicio.
Chiaro, riferimento, lo dico per la cronaca, insomma, è al buco da 500 milioni nei conti della regione, ne abbiamo parlato, forse anche qualcosa di più secondo le ultime notizie che sono arrivate. La regione toscana ha chiesto dallo Stato che vengano restituite delle somme, insomma, perché sono spese che poi sono state messe in campo per gestire e affrontare la pandemia in questi 2 anni, lo diceva anche il professor Menichetti, dispendiosi non solo in termini umani, di vite umane perse prima di tutto, ma anche di impegno di personale sanitario, ma anche di soldi che sono state evidentemente spese, aggiungiamoci la situazione di adesso con i costi energetici. Questo però è un tema che potrebbe essere affrontato in un'altra puntata. Noi siamo invece in chiusura, mi devo fermare qua e ringrazio i nostri ospiti per essere stati con noi, il dottor Alessandro Squillace e il direttore Alessandro Campani in studio con me. Saluto il professor Francesco Menichetti, lo invito ovviamente a venire qua da noi quando lo vorrà, ci farà sempre piacere quando sarà dalle nostre parti. Grazie anche del suo contributo importante, buon lavoro ai nostri ospiti, mi fermo qua, vi ringrazio dell'attenzione e auguro a tutti voi una buona serata.